Benvenuti alla terza giornata del corso di Rust. Oggi parleremo di come strutturare i dati e il nostro codice. Per prima cosa parleremo quindi degli struct. Penso tutti quanti abbiano un'idea di che cosa siano gli struct. Più o meno questo corso è pensato per chi almeno ha fatto C, quindi dovreste avere un po' di base su questo. Per chi non ha fatto praticamente nessun linguaggio, uno struct, una struttura, è un tipo di dato costruito da noi che ci permette di mettere insieme tanti tipi di valori insieme. Questo è un esempio di struct in C. Due modi comuni per dichiarare gli struct li vediamo a sinistra, ovvero struct color e typedefstruct. Per chi non lo sapesse, normalmente struct, come nel primo esempio, struct color, a ogni menzione dello struct dovremo prependere appunto struct. Quindi ogni volta che appunto creiamo un nuovo colore, come nel primo e nel secondo esempio, dobbiamo creare struct color. Mentre invece nel secondo struct, appunto, utilizziamo un typedef in modo tale da evitare di dover riscrivere struct point. Diciamo, queste sono due convention che vengono utilizzate principalmente in C. Non so se conoscevate i metodi per inizializzare gli struct, ovvero inizializzazione anonima, se non sbaglio si chiama, inizializzazione a zero, con tutti i valori a zero, e l'inizializzazione che probabilmente vi è stata insegnata a fondamenti di informatica, uno ad uno. Questi invece sono gli struct in Rust. Come possiamo vedere, è in realtà molto simile a come vengono fatti in C, solo che mettiamo a sinistra il nome appunto del campo e a destra il tipo, con i due punti che denotano appunto. Si sente? Ok. Che denotano appunto i tipi. Una inizializzazione classica viene fatta appunto un po' come viene definito lo struct, ma mettendo appunto i valori invece che il tipo dopo i due punti. E per accedere ai vari valori, come in C, semplicemente si utilizza il punto. Una cosa che mi sono dimenticato. Per definire gli struct è comune utilizzare il Pascal case, ovvero a ogni parola, diciamo, si comincia con la lettera maiuscola. In questo esempio c'è solo una parola, però magari più avanti vediamo altri esempi. Per mutare uno struct, appunto, lo definiamo come mutabile, con una definizione, e questo rende tutti i suoi campi mutabili anch'essi. Possiamo mutarne uno o quello che vogliamo. Tra l'altro, tutti questi esempi possono essere eseguiti. Non so se avete visto Rust Playground, però appunto se cliccate sul tasto Run potete eseguire nella pagina il codice. Se per esempio possiamo vedere in questo esempio un'inizializzazione un po' più veloce, dove se abbiamo delle variabili che hanno lo stesso nome dei campi, possiamo evitare di ripeterci. Come nel primo esempio, abbiamo R2.R, possiamo semplicemente scrivere R, perché è un modo più veloce di scriverlo. Può essere utile per appunto, evitare di duplicare le cose che scriviamo. Ok, questa è una sintassi un po' particolare di Rust. Si chiama sintassi di update, di aggiornamento. È molto comune voler copiare alcuni campi di uno struct in un altro. Per farlo, però, di solito devi andare a mano a copiare i field, quindi color.r uguale color2.r, eccetera. Per questo, però, abbiamo la sintassi di update, dove appunto noi scriviamo due punti e il nome dello struct che stiamo copiando. Visto in pratica, possiamo vedere questo. Definiamo color 1, definiamo color 2 copiando
i due campi che vogliamo copiare dal color 1 e definiamo color 3 utilizzando la sintassi di update. Come possiamo vedere, da color 2 i campi possono essere in qualunque ordine e come vediamo da color 3 invece la sintassi possiamo appunto vedere la sintassi di update, dove i campi rimasti, ovvero R e G, vengono copiati da color 1. Possiamo eseguire questo codice, ma vedrete all'inizio di questo codice una derive debug. Quella è una macro definita dalla libreria standard di Rust che ci permette di printare delle strutture di cui noi non abbiamo scritto la funzione precisa per printare appunto il valore. È comodo perché magari noi non vogliamo effettivamente vedere il valore in sé sul terminale, quanto più i valori che ci sono in esso. Effettivamente, se stiamo scrivendo un eseguibile, non è quello che vedrà effettivamente l'utilizzatore del nostro programma, ma quello che vediamo noi quando debughiamo. Per questo appunto si chiama debug. Per utilizzare questa visuale di debug, utilizziamo i due punti, punto interrogativo, tra le graffe. Questo appunto dirà a Rust di utilizzare non la print normale, ma utilizzare quella di debug. Questa appunto è la spiegazione. E altre due cose, possiamo come nella sintassi normale mettere la variabile prima dei due punti, punto interrogativo per evitare di scriverlo dopo, oppure possiamo mettere un hashtag, com'è che si chiama? Un cancelletto tra i due punti e il punto interrogativo per vedere in una visione più pretty printed, ovvero con le robe a capo, più strutturato, visto un po' come sarebbe vedere la definizione effettivamente. Continuando. Il modo più utilizzato di utilizzare la sintassi di update è per copiare valori di default definiti per alcune strutture. Magari noi abbiamo una struttura con tantissimi campi che dobbiamo appunto mettere. Dato che Rust non ci permette di dare una struttura vuota, non inizializzata, dobbiamo inizializzarla a qualche valore. Per quello di solito si definisce una funzione di default che ritorna uno struct con appunto tutti questi valori di default e noi semplicemente copiamo quei valori che non abbiamo ancora messo con la sintassi di update. Per quanto riguarda la funzione default, appunto, è una funzione che ritorna, come ho detto, il valore di default per un tipo. Chi decide qual è il valore di default per un tipo è l'implementatore, ovvero chiunque può effettivamente decidere cosa fa la funzione di default implementando la funzione in un certo modo. Vedremo bene come implementare queste funzioni nella quarta giornata. Altrimenti possiamo utilizzare la macro derive default che creerà il codice in automatico mandando ricorsivamente chiamando default per ogni campo automaticamente. Nella libreria per i tipi standard come string, vec e i numeri, le implementazioni in default sono definite dalla libreria standard. Per i numeri è 0, per la stringa è la stringa vuota, per i vettori è il vettore vuoto. E un'altra cosa, se proviamo a utilizzare la macro di derive su struct che hanno valori, che hanno campi con tipi che non hanno valori di default, la macro fallirà perché ci dirà: aspetta, non so come risolvere questo valore di default perché nessuno me l'ha detto. Ci sono anche i struct tuple o tuple, e praticamente funzionano come tuple normali, classiche. Però diamo a loro un nome, in modo tale da essere più riconoscibili, invece che andare in giro scrivendo i 32, 32, 32.
Oppure ancora più scomodo, nel caso ci siano più tipi diversi, devi ricordarti in quale posizione è il tipo, eccetera. Qua abbiamo due esempi. Prendiamo come esempio uno struct che deve definire il punteggio di un giocatore, di uno user. Abbiamo due implementazioni, una commentata e una effettivamente utilizzabile. La prima utilizza uno slice, la seconda un vettore. Compilando questo codice, l'altro ci dirà che c'è un errore. Questo perché nella struttura 1 noi utilizziamo uno slice. Lo slice, come abbiamo visto la scorsa giornata, è un tipo che viene borrowato, ovvero viene chiesto in prestito. E Rust ci avvisa, aspetta, tu stai spostando questo valore in questo struct, però io non so effettivamente quanto durerà quel valore. Cioè, i valori a cui si riferisce questo slice potrebbero essere liberati prima che questo struct venga liberato. Magari noi creiamo un vettore in una funzione, creiamo questo struct e poi lo ritorniamo e quel vettore poi verrà liberato alla fine della funzione. E quindi per prevenire questo, Rust ci dice che non si può fare. Per questo, la seconda implementazione invece funziona, ovvero dove noi spostiamo il vettore nel nostro struct, dando adesso accesso a tutta la memoria. C'è un modo per utilizzare slice nelle strutture, lo vedremo anche questo nella prossima giornata, e richiede la definizione dei lifetime, ovvero di quanto effettivamente deve durare i dati che noi stiamo ricevendo. Adesso, funzioni con gli struct in C. Partiamo quindi con una definizione, per esempio, di rettangolo. Abbiamo una funzione rettangolo nuovo che ritorna un nuovo rettangolo, molto semplice, e una funzione aria che semplicemente ce la calcola. Vediamo adesso come implementare la stessa cosa in Rust. In Rust, come lo stesso, creiamo una funzione, ritorniamo rettangolo e ritorniamo la stessa cosa. Una cosa che potrete notare è in aria. In rettangolo area noi abbiamo una reference, però non utilizziamo la freccia che viene di solito utilizzata in C. Questo perché Rust è in grado di dereferenziare autonomamente quando si cerca di avere accesso ai campi di uno struct in modo automatico. Diciamo, questa è un'implementazione abbastanza base, con un po' di utilizzo. Come vedrete, però, principalmente utilizzato le funzioni con gli struct è attraverso i blocchi IMPL. I blocchi IMPL, o vabbè, blocchi implementazione, sono blocchi di codice in cui viene definito un self con la S maiuscola e un self con la S minuscola. Self è semplicemente un alias, la stessa cosa, che il tipo effettivo per cui stiamo implementando la funzione. Abbiamo per esempio qua impl rettangolo con la funzione non commentata e sotto quella commentata. Le due funzioni fanno la stessa cosa, però al posto di rettangolo semplicemente utilizziamo self. È buona norma di solito utilizzare self invece che il tipo preciso, perché magari può accadere che più avanti decideremo di cambiare il nome del nostro struct, in questa maniera è tutto già pronto per essere utilizzato. Se, dobbiamo semplicemente cambiare il nome all'inizio e il nome in mezzo, diciamo, cioè a fianco a impl. Self minuscolo invece è un po' particolare. Possiamo utilizzarlo nel modo esplicito, ovvero appunto self due punti è il tipo, oppure possiamo direttamente scrivere self con la reference. Self si riferisce appunto a uno tipo,
che stiamo implementando, appunto, che sarà il primo argomento che viene passato alla funzione. Non possiamo mettere self dopo il primo argomento, deve essere al primo. Dato che utilizzare self è molto comune, si può, se bisogna utilizzare una reference, possiamo mettere semplicemente end self, come nel nostro esempio, oppure se non vogliamo utilizzare una reference, mettiamo semplicemente self senza like commerciale. Per chiamare un metodo con self, il metodo più utilizzato appunto è tramite il punto. Quindi rect.aria è come chiamare rettangolo aria con l'argomento e commerciale rettangolo. Possiamo vedere però per chiamare il metodo new i due puntini. Questi due puntini semplicemente dicono al compilatore dove effettivamente trovare la funzione new. È qualcosa che viene chiamato namespacing in altri linguaggi, ed è semplicemente per evitare collisioni di nomi tra altre funzioni magari definite da altre parti. Anche qua la spiegazione della sintassi dei metodi. Adesso si parla di enums o enumerazioni. Qualcuno sa che cosa sono gli enum? Se li avete fatti già in C? Vabbè. In generale, gli enum, le enumerazioni, servono per definire un set particolare di possibili valori che possono essere presenti. Per esempio, vogliamo creare un'enumerazione dei colori di un semaforo, sarà rosso, giallo e verde. Noi semplicemente definiamo che questi valori sono gli unici che possono essere utilizzati per definire i colori del semaforo. In C, questo è come vengono utilizzati gli enum, e effettivamente sotto sotto gli enum sono semplicemente dei numeri. È effettivamente la stessa cosa che scrivere delle define con dei numeri attaccati, solo che se messi in fila vengono messi 0, 1, 2, senza dover scrivere define red uguale 1, eccetera. Il problema degli enum in C è che essendo dei numeri possiamo noi scrivere valori che effettivamente non valgono. Per esempio, in questo caso current color è un enum di colori del semaforo, ma può ricevere valori di 10, che non ha senso perché non ci sono 10 colori, ne dovrebbero essere 11 per arrivare a 10. E quindi si ha questi problemi, in cui è possibile spesso che nel codice da qualche parte qualcuno cambi a caso i valori al di fuori dell'enum, in modo tale che poi si arriva a un caso che non si può descrivere effettivamente. Il modo per gestire gli enum è tramite gli switch statement, appunto come vediamo il caso rosso, verde, e è comodo mettere un caso anche non valido, in cui sarebbe buona convenzione far uscire il programma perché si è arrivati in uno stato impossibile effettivamente del programma, o almeno ritornare un errore. Questo invece è come vengono definiti gli enum in Rust. Come vedete, anche gli enum vengono definiti in Pascal case, semaforo, colore, e possiamo definire blocchi implementazioni anche per gli enum. Match è come lo switch statement in C, però è molto più potente in realtà. Adesso qua vediamo un esempio banale, ovvero dove noi in base all'enum eseguiamo un codice diverso, appunto. Se è rosso, scriviamo. Una cosa molto buona degli enum in Rust è che sono esaustivi, ovvero noi dobbiamo definire tutti i casi possibili per gestirli. Non possiamo definire soltanto red e yellow.
e lasciare il green così. Se proviamo a toglierlo, per esempio, noterete che c'è un errore di compilazione. E un'altra cosa è che anche se gli enum, anche qua in Rust, sono effettivamente solo numeri, noi non possiamo assegnare dei numeri a caso. Devono essere effettivamente i valori del tipo enum. Appunto. Ma match non si ferma qua. Non solo possiamo matchare sugli enum, possiamo matchare su qualunque valore, appunto, su, per esempio, dei numeri. Qua poi diamo dei pattern particolari, ovvero matchare su un singolo valore, matchiamo su 0, matchare su più di un valore, ovvero se il valore di x è 1 o 2 o 4 o 8, verrà eseguito quel branch di codice. Possiamo matchare su una sequenza di valori tramite la sintassi appunto dei range, oppure possiamo matchare su qualunque altra cosa che non è stata matchata, che non è stata matchata. Con il underscore. Appunto, anche in questo caso, noi dobbiamo gestire tutti i numeri possibili del tipo, in questo caso i 32, perché è quello di default quando si assegna un numero in Rust. Se provassimo appunto a togliere l'ultima riga, come al solito, si creerebbe un errore di compilazione perché ci dice: aspetta, non stai gestendo tutti i casi possibili di numeri. Possiamo anche matchare delle tuple. Qua vediamo una sintassi anche un po' diversa, ovvero nell'ultimo caso in cui assegniamo una variabile. Questa variabile effettivamente verrà a matchare con qualunque altra cosa che non è stata matchata precedentemente, ovvero il modo in cui viene eseguito questo codice è: controlla se il primo elemento della tupla è 10. Se non lo è, controlla che il primo elemento è 24 e che il secondo elemento è una stringa AAA. Se non hai ancora matchato, vedi il terzo. Non mi importa il primo numero, perché abbiamo messo l'underscore, che significa ignora. Però assegna al secondo valore, ovvero la stringa, alla variabile x. Infatti qua, nella print line, possiamo chiamare x che scriverà: non conosco il numero, ma la stringa è AAA. Quindi si può fare anche la stessa cosa con qualsiasi altro tipo. Sì, i match appunto possono essere per qualunque altro tipo. Qua abbiamo un esempio anche sulle struct, matchare i campi di uno struct. Possiamo utilizzare la stessa sintassi per matchare su un valore in particolare, oppure sempre la stessa cosa per assegnare i valori, per evitare di scrivere x due punti x, y due punti y, possiamo semplicemente scrivere x virgola y. E con la print line possiamo vedere x è il campo x e y è il campo y. Possiamo matchare anche slice, ovvero array di qualunque dimensione. Il primo caso, appunto, cerchiamo un match preciso con tutti i valori di quelle dimensioni. Nel secondo caso, il quarto elemento lo assegniamo a una variabile. Nel terzo caso, cerchiamo di matchare i primi due valori e non ci importa di tutto il resto. Quindi non ci importa di quanto è grande lo slice. Tutti i valori che non vengono matchati, cioè tutti i valori oltre i primi due, non vengono controllati, ma si controlla soltanto i primi due. Infatti, in questo caso sarebbe il branch che viene preso. Nel quarto caso, invece, abbiamo una sintassi particolare con la chiocciola. Quello che succede è tutti i valori che verrebbero scartati con i due punti vengono assegnati alla variabile etc. Da notare anche che dopo i due punti c'è anche il discard, quindi noi quello che verremo a matchare sarebbero, nel nostro caso, 30 e 40, scartando il 50. Potete provare nel codice, basta che commentate la terza linea e scrivete 10 al posto di 11 nella quarta, e poi ovviamente matcha tutto il resto. Questa è una spiegazione appunto su come funziona il binding.
La chiocciola non funziona soltanto con i due punti, ma funziona effettivamente su qualunque pattern che abbiamo visto. Quindi, per esempio, l'or che è in questo esempio, noi potremmo mettere x at 1 or, 2 or, eccetera, e potremmo avere la variabile nel nostro caso in x. Oppure anche nel range, variabile at range, e poi possiamo accedere al valore stesso. Ok, appunto, qua possiamo mettere per qualunque pattern, ma la cosa ancora più potente di Rust non è solo che possiamo mettere così tante cose effettivamente, ma possiamo utilizzarlo anche al di fuori di un match. Possiamo utilizzarlo, per esempio, nelle definizioni nelle inizializzazioni. Per esempio, in questo caso, noi stiamo definendo due variabili, A e B, a cui stiamo assegnando allo stesso tempo i valori 10 e 20. Tramite questa destrutturazione che viene fatta da Rust, alla stessa maniera di come sarebbe stato in un match, il primo valore viene assegnato alla prima variabile, il secondo valore viene assegnato alla seconda variabile. Dopo abbiamo un esempio di come invertire due variabili senza utilizzare una terza. Effettivamente, magari qualcuno di voi conosce un po' di Python, è il metodo che viene di solito utilizzato in Python e si può utilizzare lo stesso anche in Rust. E poi un altro metodo che serve per avere soltanto per assegnare valori che sono uguali ad alcuni campi di uno struct. Adesso parleremo degli union. Ho visto che in pochi conoscevano degli enum, quindi gli union sono ancora più rari in realtà. Gli union sono tipi che condividono memoria tra multipli tipi che sono all'interno. Vediamo un esempio in C. Abbiamo uno union colore in cui abbiamo un numero a 32 bit e uno struct composto da quattro variabili da 8 bit. Se proviamo ad eseguire questo codice, noteremo che abbiamo, come nella definizione iniziale, appunto, il valore R è 1, il valore G è 2, il valore B è 1, eccetera. E però, guardando il valore RGBA, che noi non abbiamo assegnato, riceveremo il valore 66.049. Da dove viene questo valore? Questo valore non è un valore che non è stato non inizializzato, è un valore effettivo che riceve RGBA. Questo perché, come possiamo vedere da questo grafico, RGBA condivide la memoria con le altre variabili e quindi quindi effettivamente legge il layout di memoria che noi stiamo utilizzando. Nell'assegnare appunto R assegna il valore al quarto byte, a G al terzo e così via. Possono cambiare un po' il layout in base al endianness dell'architettura su cui eseguite il codice. Fate attenzione nel caso dovete utilizzarli. Gli union di per sé sono utilizzati effettivamente raramente, per questo si utilizzano quelli che vengono chiamati union taggati. Per taggare gli enum si utilizza un enum che effettivamente ti dice, ok, in questo momento lo sto vedendo come un numero a 32 bit, oppure effettivamente in questo momento lo sto vedendo come quattro numeri da 8 bit. In pratica, questo è un esempio che utilizza gli enum taggati. Definiamo appunto i vari possibili valori dello union. Definiamo lo struct appunto da quattro valori da 8 bit e lo mettiamo insieme mettiamo insieme i due valori nello union. Però effettivamente nell'utilizzarlo, qua non si vede, ecco. Noi utilizzeremo questo struct, dove per utilizzare effettivamente
si legge prima il tipo, si switcha in base al tipo per fare quello che vogliamo. In Rust noi abbiamo le tag di union, questo è lo stesso esempio di prima, ovvero definiamo un address IP, l'address IPv4 sarà 4 byte, mentre invece quello IPv6 sarà una stringa. Per printare l'IP utilizziamo questa funzione, quindi che in base a quale valore dell'enum assegnerà varie variabili da poter leggere. Questo è molto comodo perché appunto così non ci possiamo sbagliare su quale tipo stiamo utilizzando in un certo momento. Un problema molto comune in C per quando si utilizza le tag di union è che ogni tanto le persone si dimenticano di controllare il tipo, perché nessuno te lo forza a controllare. Quindi si prende per assunto magari che una funzione, ritorna float, ti ritorna effettivamente un float quando magari nella documentazione ti dice no, ma nel caso di errore non ti ritorna un float, ti ritorna questo numero, magari. E quindi tu lo leggi comunque come un float e ti ritrovi con valori che non hanno senso. Invece in questo caso noi dobbiamo considerare in ogni momento quale valore è possibile, non possiamo accedere agli altri come vogliamo. Questo ci introduce quindi all'enum, uno dei due enum più importanti di Rust, ovvero option. Questa è più o meno la definizione di option nella standard library, più o meno, quel T tra maggiore e minore lo spiegheremo effettivamente la prossima giornata. Una spiegazione molto breve di quello che vuol dire è che T può assumere qualunque tipo possibile, effettivamente, che noi vogliamo. Vogliamo avere un option con float? Avremo un option con float. Avremo un option con un byte? Utilizzeremo quello. Ci permette effettivamente di avere implementazioni diverse per vario tipo, ma comunque scrivere effettivamente le implementazioni una volta. Ma perché appunto parlo di option? Una cosa molto comune nella programmazione è quando si chiama di avere un caso di una funzione di cui potrebbe non ritornare nulla. Per esempio, vogliamo cercare per qualcosa in un array, in una stringa, in C, che cosa succede se non la trovate? Per esempio, che valore ritornate da una funzione di cui non trovate il valore in un array? Ci sono effettivamente vari approcci su cui si può fare. Uno di questi è tramite null. Null è definito l'errore da $1 miliardo. Questa è una citazione da Tony Hoare, l'inventore di null, secondo molti, che ha dato in un talk. Una cosa breve semplicemente è: volevo creare un sistema di tipi rigido che potesse esprimere bene tutte le potenzialità del linguaggio. Però nel farlo ci ho lasciato null. Questo sfortunatamente ha provocato un sacco di errori, vulnerabilità e crash di sistema che ancora tuttora continuano a plagare il mondo. Questo perché, non so se voi vi ricordate di controllare ogni volta che utilizzate malloc, controllate che il valore ritorna sempre valori diversi da null. Molte persone non lo fanno e questo può provocare anche questi tipi di crash. Un esempio in C, non di allocazione, però in cui si potrebbe appunto fallire di trovare qualcosa. Per esempio, abbiamo un array di numeri, una lunghezza dell'array, quello che noi stiamo cercando, il target, è un puntatore bool a se l'abbiamo trovato o meno. Quello che facciamo quindi è
cerchiamo il valore, se lo troviamo settiamo la variabile defined a vero e ritorniamo l'indice a cui l'abbiamo trovato, altrimenti settiamo found a falso. Nel secondo esempio invece vediamo, ecco, abbiamo sempre l'array, la lunghezza e il target, però nel caso noi non riusciamo a trovare il valore ritorniamo null. I problemi di queste due implementazioni, appunto, come ho detto in precedenza, è che richiedono che l'utilizzatore faccia attenzione al caso in cui ci sia, venga ritornato null, oppure nel caso found sia falso. Questo è qualcosa che effettivamente più e più volte si è comprovato sbagliato, ovvero non puoi fidarti dei programmatori che effettivamente facciano le cose per bene, devi forzare la mano che loro lo facciano, che è appunto quello che vuole che faccia Rust. In Rust noi utilizziamo option. Come abbiamo detto per gli enum, noi dobbiamo per forza controllare il valore che viene ritornato. Non possiamo ignorarlo. Nel primo caso noi abbiamo appunto la funzione, la stessa funzione di prima effettivamente. Nel caso appunto noi troviamo il nostro target, ritorniamo sum tra parentesi il valore. Nell'altro caso, in caso non troviamo niente, ritorniamo non. Qua appunto è un esempio su come poter vedere i valori che vengono ritornati. E questo è un valore, alla fine è un esempio su come utilizzare i valori effettivamente option, ovvero una volta che ti è stato ritornato il valore, matchi in base a, ok, ho un valore sum e allora lo posso utilizzare, altrimenti non posso utilizzarlo. Appunto, qua noi dobbiamo utilizzarlo. Ci sono vari metodi in cui noi possiamo effettivamente utilizzare option. Il primo appunto è come abbiamo visto con match. Il secondo è tramite if let. If let è un altro caso di pattern matching simile a quello dell'inizializzazione. Nel caso prima, dove avevamo visto per esempio l'inizializzazione con le tuple, quell'inizializzazione non può fallire perché effettivamente è in ogni caso quei due valori vengono assegnati, non c'è caso di fallibilità. In questo caso invece noi stiamo cercando di matchare nel caso B sia un valore sum. Appunto, se B è un valore sum, assegnalo a X e poi possiamo utilizzarlo nel blocco. Altrimenti, se è un valore non, scrivi no value. L'altro caso in cui noi possiamo utilizzare option è con unwrap, che è un metodo di option. Unwrap non fa il controllo del tipo, cioè non fa il controllo tra sum e non. Poi parleremo meglio in particolare di unwrap. Un'altra cosa che noi possiamo notare è che un operatore molto comune quando si parla di option è l'operatore punto interrogativo. Qua abbiamo varie implementazioni delle funzioni di prima, index of, l'implementazione, no, ho sbagliato, abbiamo un'implementazione di index of e vari modi in cui noi possiamo gestire il valore di option. Possiamo appunto utilizzare if let. Nel nostro caso quello che fa la funzione è prendere il valore di x dell'indice e moltiplicarlo per 3. Possiamo verificare che se n è non, allora ritorniamo il valore di non, altrimenti unwrappiamo il valore. Oppure possiamo mettere il punto interrogativo. Che cosa fa il punto interrogativo? Il punto interrogativo è una shorthand nel caso appunto noi abbiamo un valore non e vogliamo ritornare subito dalla funzione. Effettivamente il caso più esplicativo è questo, ovvero se n è non, ritorna non, altrimenti
continua con il valore di x. Però invece che scrivere queste quattro linee di codice, basta che lo metti con una, in un carattere, effettivamente. È molto più conciso. Ok. Appunto, questa è la spiegazione. Adesso parliamo di unwrap. Come ho detto prima, unwrap ritorna il valore che c'è in sum, senza controllare il valore di non. Questo potrebbe un po' andare contrario a quello che ho detto prima, ovvero che Rust ci impone di controllare sempre il valore. Però ci sono... se dovessimo controllare bene ogni volta che viene ritornato un'option, sarebbe faticoso prototipare del codice, ovvero sì, vabbè, sto scrivendo codice, più avanti lo migliore effettivamente. Non voglio controllare ogni volta if let fai questo, altrimenti fallisci, perché sto facendo dei casi a mio. Oppure ci sono alcuni altri casi in cui io sono sicuro che la funzione non può fallire. Per esempio, immaginiamo che stiamo parsando un numero, parsiamo una stringa in un numero, e noi mettiamo una stringa costante che per esempio dice 34. Quella stringa costante non può cambiare, non può fallire il parsing. Per questo motivo io metto il unwrap. Questi sono però casi particolari ed è importante limitare l'uso di unwrap nel proprio codice. Per quello che alcuni si potrebbero chiedere, appunto, se noi utilizziamo unwrap provoca il nostro programma di uscire, effettivamente crash il programma una volta che noi prendiamo un unwrap in cui il valore è non. E non è la stessa cosa allora di se noi proviamo a dei referenziali un puntatore a null? No? Per chi non se lo ricorda, magari non ha sofferto abbastanza quando implementava le linked list, se si prova dei referenziali a leggere il valore che c'è in un puntatore null, nella maggior parte dei casi si finisce con segmentation fault core dumped, se si è fortunati. Altrimenti, se si è meno fortunati, il computer può decidere di fare qualunque cosa vuole. Il computer può decidere di fare qualunque cosa vuole è dove gli hacker si strofinano le mani e dicono è il nostro momento. Per questo è molto importante evitare questi tipi di casi. Però effettivamente a un'occhiata iniziale unwrap può sembrare la stessa cosa, effettivamente. Cioè, chiudi il programma nel caso hai un valore particolare. In C è null, in Rust è non. La differenza è che noi possiamo controllare dove viene utilizzato unwrap. Ovvero, noi possiamo magari, abbiamo il nostro codice e di tantissimi file, semplicemente grep unwrap sul nostro codice, e noi vediamo tutte le possibili linee di codice che potrebbero fallire. Trovate adesso in una codebase di C, magari di tante linee di codice, dove potrebbe esserci un null. Effettivamente non possiamo saperlo, perché può essere ovunque, in qualunque caso. Bisogna vedere per ogni funzione che può ritornare null se il null viene gestito. Ed è molto più difficile invece. Oltre che unwrap, option ha tanti metodi per eseguire codice in base al se il valore è sum oppure non. Potete vedere tutti... Fastidio il ridondio. Potete vedere tutti i metodi possibili nella documentazione della libreria standard riferita a option. Tra l'altro, Clippy di solito ci dice anche quando c'è un modo più conciso per utilizzare option. Magari noi stiamo facendo come prima il if valore is non, allora ritorna non, altrimenti unwrap, eccetera. Clippy ci può riconoscere che aspetta, tu stai utilizzando
tutta questa cosa, magari tutto quello che stai facendo, in realtà vuoi soltanto utilizzare il punto interrogativo. Questo vale anche per altri metodi su option, che sono un po' più particolari. Oltre a option, abbiamo i casi per gestire gli errori, ovvero... No, unwrap non è unsafe, lo puoi utilizzare in qualunque... Sì. Non ho capito. Sì, effettivamente è un runtime error. Il vantaggio però che degli errori di unwrap è che sono panic. I panic vengono descritti un po' più avanti, però a questo punto ne parlo ora. In Rust, oltre che i crash magari dovuti all'utilizzo di librerie C, in cui magari è il codice C che crasha effettivamente, ci sono dei casi in cui noi possiamo causare il nostro programma di uscire, come nel caso di unwrap, tramite i panic. I panic non sono effettivamente dei crash veri e propri, perché noi possiamo controllare quali funzioni ci hanno portato a questo crash, scrivendo Rust backtrace uguale 1 prima dell'eseguibile, quando il programma crasherà, verrà printata lo stack delle funzioni. Più avanti c'è un esempio, ne parlerò di nuovo più avanti. Sì, stavo parlando di error handling. In C, appunto, alcune funzioni potrebbero ritornare errori, ovvero in tutti i linguaggi, alcune funzioni potrebbero fallire. Magari stiamo passando da scanf, come in molti esempi, oppure vogliamo come prima passare un numero cioè vogliamo passare una stringa in un numero, casi in cui effettivamente ci potrebbero essere degli errori. Questo è magari il modo più comune per gestire gli errori in C, ovvero ne ve ne fregate. Semplicemente utilizzate la funzione, magari non sapete neanche che scanf può fallire, perché effettivamente, almeno io non mi ricordo che i miei professori ai fondamenti di informatica mi avessero detto che scanf può fallire. Scanf poi è molto particolare in realtà perché non utilizzatela, cioè mai, proprio non c'è motivo di utilizzarla, perché anche gestire l'errore, per esempio, un metodo molto comune che è facile pensare, scanf ritorna un errore positivo, maggiore di 0, se nel caso fallisce. Quindi faccio while scanf, mi scrivi questo valore non posso accettarlo. Che succede se fai una cosa del genere? Scrivi un valore che non va bene, infinite loop, perché scanf non libera standard input. Quindi prova a leggere, fallisce e dice vabbè. Di nuovo iterazione, prova a leggere, fallisce e continua così all'infinito. Allora uno potrebbe dire, va bene, leggiamo in una stringa e poi passiamo in modo diverso, però a quel punto dovete ricordarvi di definire il tot di caratteri. È un casino, vabbè, è molto lungo a spiegare, effettivamente non è un talk su scanf. Però appunto il punto è che ogni libreria in C implementa gli errori in modo diverso, ovvero scanf, se non sbaglio, ritorna errori maggiori di 0, altre librerie ritornano valori minori di 0, altre librerie ritornano un enum, altre librerie settano valori all'esterno, valori globali che noi dobbiamo leggere quando vogliamo vedere se sia fallito. È un casino. In Rust, invece, ci sono due tipi di errori. Gli errori che non sono recuperabili e errori che sono recuperabili. Entrano qua il panic, dove appunto ho detto, sono errori che causano il programma di finire immediatamente. Possono sembrare appunto dei crash, ma in Rust
questi panic ci dicono esplicitamente quando, cioè dove e come accadono. Quando, per esempio, questo è un esempio che sto facendo dove stiamo accedendo a un valore al di fuori dell'array. Tra l'altro noi dobbiamo aggiungere questa prima linea che specifica al compilatore: lo so che sei intelligente e vedi che il valore è fuori dall'array, compila comunque, non importa, perché altrimenti il compilatore ci ferma prima ancora che eseguiamo il codice. Appunto, se proviamo ad eseguire il codice, che palle, se provate a eseguire il codice da casa, vedrete che verrà causato un errore di compilazione. Non di compilazione, un errore a runtime. Questo errore a runtime ci specifica: stiamo provando ad accedere a un array di lunghezza 5 con un indice di 5. Ancora meglio, se noi, ancora da qua è possibile farlo, andiamo qua e abilitiamo la backtrace, che effettivamente, come ho detto, è come prependere Rust backtrace uguale 1 prima di eseguire il codice. Noi vedremo tutte le funzioni che ci sono volute per arrivare a questo panic, ovvero main ha chiamato la funzione per indicizzare, la funzione per indicizzare ha fallito, ha chiamato il panic, che ha chiamato il formatting del panic, che ha riavvolto lo stack. Un altro esempio in cui possono avvenire panic è se li chiamiamo direttamente con la macro panic. In questo caso, appunto, verrà chiamato il panic. Nella backtrace vedremo che main ha chiamato somfun, che somfun ha chiamato panic, eccetera, eccetera. E in più verrà printato un messaggio, oltre che appunto a fare il panic, che dice: questo è un panic. Ci sono tanti tipi di panic. Panic è quello standard. C'è il to-do, ovvero è una macro che viene utilizzata quando si sta cercando di prototipare, ovvero non mi importa di scrivere il codice adesso, se il codice arriverà qua, allora panica semplicemente. E non lasciatelo quando avete finito il vostro progetto, utilizzato soltanto quando state testando roba. Unimplemented è la stessa cosa di to-do, però che viene lasciata in production, perché semplicemente il non voglio gestire questo caso, sono affari tuoi, praticamente. Unreachable è non pensavo fosse possibile raggiungere questo stato, però a quanto pare ci sei riuscito, questo è un bug, quindi crasha il programma. Assert equal e assert not equal sono macro che panicano in base a dei valori, appunto. Assert panica nel caso il valore è falso, assert equal se i valori sono diversi, se due valori a cui che vengono passati sono diversi, assert not equal panica se i valori sono uguali. Appunto, si verifica che i valori che vengono passati soddisfino certe operazioni, vabbè. Adesso si parla invece di errori recuperabili. La maggior parte degli errori non sono come i panic, ovvero noi possiamo effettivamente ritornare che l'errore, che c'è stato un errore durante l'esecuzione della funzione, senza che effettivamente il codice sia per forza buggato. Nel caso in cui noi accediamo a un valore al di fuori dell'array, allora per forza il valore deve, cioè, per forza il modo in cui stiamo gestendo il codice è sbagliato, però in altri casi non lo è. Per esempio, sempre parlando del parsing della stringa, se il parsing è fallito, possiamo ritornare un errore che dirà al programmatore: ehi, è fallito perché il numero era troppo grande, il numero era negativo, il numero era... non era un numero, cose così.
E non serve effettivamente provocare un panic. Stessa cosa per provare ad aprire un file in cui l'errore potrebbe essere il file non esiste, o in cui noi possiamo decidere se il file non esiste di creare il file. Per questi casi si utilizza l'enum result. È simile effettivamente a option, però in questo caso noi stiamo definendo due tipi, non uno. Il primo tipo sarà il tipo che viene assegnato nel caso la funzione ha successo, il secondo tipo è assegnato se la funzione non avrà successo. Questo è un esempio in cui utilizziamo gli errori. Stiamo per esempio cercando di vedere, stiamo provocando in questo caso un errore. Assegniamo a now il tempo di sistema di quando viene eseguito il codice. Assegniamo a esempio 1 la durata dalla Unix epoch, ovvero il tempo 000 iniziale da cui vengono contati il tempo sui computer, vabbè, che è effettivamente un tempo precedente a now. E poi creiamo la variabile esempio 2, che è la durata da adesso, calcolata dopo effettivamente now. La funzione DurationSince calcola appunto la differenza tra due valori di system time. Se la differenza è negativa, ritornerà un errore che dirà: ehi, io non, la funzione funziona dovrebbe funzionare soltanto se i valori, se il secondo valore viene prima del primo. Quindi magari hai sbagliato qualcosa. Se proviamo a printare i due esempi, noteremo appunto che l'esempio 1 è ok, perché Unix epoch è praticamente l'inizio del tempo dei computer, quindi per forza verrà prima di adesso, mentre invece l'esempio 2 darà un errore, perché il system time now viene preso dopo. Come per option, i metodi sono più o meno simili, ovvero matchiamo l'esempio. Ok, assegna il valore di ok alla variabile x e scrivi la funzione non ha fallito e il tempo di sistema è quello, cioè la durata del tempo di sistema è quello, altrimenti scrivi some error. Come per option vale il punto interrogativo e vediamo che cos'è il tipo che ritorna main. È molto particolare, è un result, parentesi, box, din standard error. Cosa vuol dire? Noi stiamo definendo un tipo, result, che ritorna parentesi. Parentesi è la stessa cosa che void in C, semplicemente è letteralmente la stessa cosa. Possiamo vederlo anche alla fine, dove effettivamente noi ritorniamo ok, void, effettivamente. Il tipo che vuole nel caso la funzione abbia successo. Il secondo tipo è box din standard error, che box è un puntatore a memoria assegnata allo heap. Error è una serie di funzioni che vengono implementate su alcuni tipi, funzioni di tipo error. Per chi ha fatto programmazione in linguaggi object-oriented, magari potrebbe pensare a interfacce, se qualcuno ha fatto Java precedentemente. In sintesi sono funzioni definite su vari tipi. E quindi noi stiamo dicendo che nel caso in cui qualche funzione fallisca, noi vogliamo quel tipo dentro a un puntatore in memoria allo heap, che avrà al suo interno un tipo che implementerà le funzioni di error. Su questo vedremo nel dettaglio effettivamente sempre nella quarta giornata. Però questo è un metodo comune perché abbiamo visto il primo caso in cui main può ritornare qualcosa. Fino ad ora noi abbiamo utilizzato sempre funzioni che ritornavano void. Noi effettivamente possiamo scrivere, possiamo omettere il void,
Oppure possiamo mettere il freccia parentesi, però dato che sono la stessa cosa, insomma, spesso si omette nelle definizioni del ritorno del tipo. Ok, quello che ho detto prima. Appunto, nel caso di result si preferisce utilizzare match rispetto ai flat. Questo perché si vuole spesso agire in base al tipo di errore. Non voglio solo sapere che la funzione ha avuto successo, voglio sapere in che modo anche può essere fallita la funzione. Il file esisteva? Il file non esisteva? Il file ce l'ha qualcun altro? Il file non ho i permessi per leggerlo? Cose di vario tipo. È meglio appunto considerare bene tutti i casi possibili, e quindi match è più utilizzato rispetto ai flat. Non è l'unico modo in cui si possono gestire gli errori. Ho lasciato un link a un libro che parla appunto più concisamente sulle best practice su come creare errori, su come definirli, su come gestire effettivamente tutti i casi possibili di errore. Parliamo adesso delle stringhe. Le stringhe sono un tipo che molti programmatori, quando cominciano con Rust, trovano molto ostici. Sono qualcosa di che la gente prende un po' per scontato, perché sono in realtà più complesse di quello che si può pensare inizialmente. Ci sono due tipi principali, end string e string. Ma qual è la differenza? End string è una reference a una stringa immutabile. Se stai passando dei valori, se stai passando delle stringhe che devono soltanto essere lette, senza che devono essere modificate, utilizzate quel tipo. Nel frattempo c'è string, che è utilizzata per stringhe mutabili, che possiedono la loro memoria. Utilizzate questo metodo se, cioè utilizzate questo tipo se avete delle stringhe che possono cambiare, possono aumentare, diminuire, cambiare i valori. È un po' la differenza tra uno slice e un vettore, se ci pensate. Un'altra cosa da considerare è che una string è un vettore di byte, non di caratteri. Abbiamo visto nella prima giornata la differenza tra caratteri in Rust e in C. E in più non è terminata con null, a differenza delle stringhe in C ancora. E ancora, deve essere leggibile tramite encoding UTF-8. Qua appunto facciamo un recap sulla differenza tra i caratteri in C e in Rust. In C un carattere è uguale a un byte, mentre in Rust un carattere è uguale a 32 bit. Se avessimo che le stringhe sono uguali a caratteri, cioè sono vettori di caratteri, allora avremmo molto spreco di memoria, in quanto appunto consumeremmo 4 volte quanto una stringa effettivamente dovrebbe consumare. Ma perché appunto pensiamo a queste cose? Perché appunto le stringhe in Rust tengono in considerazione molto più che rispetto al C di caratteri Unicode, come per esempio le emoji, ma non solo. L'ultima non è una, è una A in cirillico, che è un carattere diverso dalla A normale. Riuscite a fare la differenza voi se provate a debuggare il vostro codice, no? Che fate una printf di una stringa e mandate per carattere per carattere, però vedete che i valori non tornano. È molto più difficile in C riuscire a capire che quello è un input che non è una A in cirillico. Sono cose che rendono effettivamente lavorare in C più difficili se non sei sempre pronto a considerare i valori Unicode. Per lavorare con le stringhe, appunto, questi sono i metodi di base. Definiamo una stringa vuota con string due punti due punti new, appunto una stringa vuota, lo stesso con che gli apici vuoti.
tutte le string literal, ovvero quando noi nel codice scriviamo una stringa fissa, quelle sono slice riferiti a parti, a memoria statica del nostro programma, ovvero se noi prendiamo il nostro eseguibile, noi possiamo trovare attraverso, tra tutti i byte, la sequenza precisa di di quella stringa. Possiamo effettivamente trovare AAAA se ci mettiamo a cercare in tutta la stringa del nostro, in tutti i byte del nostro effettivo eseguibile. Possiamo trasformare uno slice in una stringa tramite il metodo toString. Il metodo più utilizzato è appunto con S3, ovvero noi definiamo un valore iniziale della stringa e poi mettiamo toString, però possiamo anche utilizzare il string 2.2.from. Modificare le stringhe. Allora, è facile aggiungere valori alla fine di una stringa. Per esempio con push, come se fosse un vettore, push string, appunto con gli slice, oppure possiamo anche concatenarli. Da notare nell'esempio della concatenazione che il primo valore S1 viene consumato perché non viene passato come reference, ma viene passato come valore proprio. Quindi il valore viene mosso nella chiamata funzione della somma delle stringhe. Oppure un altro metodo ancora che viene utilizzato è tramite la macro format. Effettivamente è la stessa cosa che println, però invece che scrivere a terminale ti ritorna una stringa con quello che sarebbe stato scritto. Ok, questo è quello che volevo dire. Supponete che volete modificare il primo carattere di una stringa. La prima cosa che una persona che si può pensare è, vabbè, hello indice 0 e modifico il primo carattere. Ma non funziona. Perché non funziona? Questo è un esempio molto carino, ovvero non puoi gestire le stringhe contando soltanto gli indici. In questo esempio, appunto, prendiamo l'emoji della famiglia. Che ha una dimensione di 11 byte e la mettiamo in un input di testo di 10 byte. Che succede? Il figlio viene rimosso, effettivamente. Viene tagliato dalla famiglia perché l'emoji non c'entra più. Questo appunto è perché è importante considerare che le emoji, ma anche tutti effettivamente gli Unicode, dipendono anche dai caratteri precedenti e non puoi, precedenti e successivi, e spesso non puoi prendere un valore a un indice particolare, a meno che non hai fatto molti check prima. Per questo prendere il valore come prima con l'indice fisso non è possibile in Rust, se non tramite metodi particolari, ovvero tramite unsafe. Vedremo di più sempre nella quarta giornata. Ok, altre cose che si possono fare in Rust è possiamo prendere uno slice di una stringa, sempre come gli slice. Bisogna notare però che gli slice delle stringhe devono essere leggibili. Quindi se noi per esempio proviamo, invece che fare da 0.4 a 0.1, noi creiamo un panic. Questo perché il primo carattere di quella stringa non è un 3, è un'altra lettera in cirillico, che è più di un byte. Quindi Rust dice, aspetta, non posso prendere soltanto il primo byte di questo, non ha senso, e quindi causa il panic. Get è la versione più sicura rispetto all'indicizzazione, dove effettivamente noi controlliamo se l'operazione è andata a buon fine, perché ci ritorna un option. Nel nostro caso, appunto, ci ritorna none. E altre operazioni che noi possiamo fare è
possiamo iterare in tutti, attraverso tutti i caratteri con punto .cars, possiamo iterare attraverso tutti i byte con punto .bytes. Per modificare le stringhe in place è molto difficile in realtà, ci sono pochi metodi che vengono disponibili, che vengono resi disponibili. Per esempio, to uppercase penso e to lowercase modificano una stringa senza creare un'altra, però preferibilmente si preferisce spesso creare nuove stringhe dalle precedenti, che è il metodo anche che viene considerato a chi vuole farlo. A meno che non ci sono considerazioni particolari sulle performance, in quei casi puoi decidere o di prendere dipendenze esterne per il tuo caso specifico, oppure devi utilizzare feature unsafe, appunto, non sicure del linguaggio. Questo è un po' un meme che ho messo, ovvero la stringa mucca, cow. Che semplicemente vuol dire clone on write. Le stringhe cow sono delle reference finché non vengono cambiate, quando vengono cambiate vengono clonate e diventano effettivamente delle string a tutti gli effetti. Sono utilizzate in casi di performance quando modificare una stringa non avviene spesso, soltanto poche volte, e quindi appunto si preferisce utilizzare questi tipi. Adesso che abbiamo visto come strutturare i nostri dati, vediamo come strutturare il nostro codice. La nomenclatura di Rust prevede l'utilizzo delle terminologie create, come codice che noi effettivamente compiliamo, e pacchetto, come il nostro progetto di Rust effettivo, che include insieme non solo il nostro codice, ma anche le dipendenze che noi portiamo dentro. Un esempio è per esempio Cargo. Cargo è un pacchetto che contiene un crate binario, che è effettivamente quello che noi utilizziamo quando chiamiamo Cargo, il nostro strumento da CLI, oppure è anche una libreria che noi possiamo dipendere nel caso noi vogliamo creare dei plugin per Cargo. Per esempio, un plugin che io utilizzo personalmente è per aggiornare alcuni programmi che io installo con Cargo. Questo appunto è un nuovo eseguibile che si basa sulla dipendenza, sulla libreria di Cargo. Si definisce poi il create root. Un create root è il primo file che il compilatore cerca quando deve compilare il nostro codice. Il compilatore cerca soltanto un file, questo create root. Tutti gli altri file che vengono compilati perché qualcuno dipende da loro, cioè perché qualcuno dipende da loro. Quindi appunto, nel caso di un create binario, il Cargo leggerà source main.rs. Tutti i nostri file separati vengono importati da main.rs e poi il compilatore vedrà, ok, per compilare main.rs serve questo file, quindi compila anche quello, che quello dipende da un altro, compila anche quello, e così via. Oppure si può avere anche un source lib.rs, nel caso noi non vogliamo avere un eseguibile effettivo, ma solo stiamo disponendo una libreria. Ok, moduli, altra parte della nomenclatura. I moduli sono gruppi di file che definiscono funzioni, struct, enum, praticamente avendo tutte le definizioni presenti nel nostro codice. Sono effettivamente i namespace che vengono riconosciuti negli altri linguaggi e vengono utilizzati per organizzare il nostro codice. Per dichiarare un modulo viene utilizzata la keyword mod, seguita dal nome del nostro modulo. Quando noi dichiariamo in questa maniera il nostro modulo, il compilatore cercherà prima nello stesso file un blocco di codice
con le curly braces, dentro appunto noi scriviamo il nostro codice, oppure cercherà nel file garden.rs, oppure ancora, nel caso non ci sia, cercherà in cartella garden mod.rs. Per accedere a quello che viene, che è disponibile dentro a un modulo, bisogna scrivere praticamente quello che è effettivamente un file path. Penso voi sappiate come si accede a un file, per esempio da terminale. Bisogna scrivere tutto il percorso. Stessa cosa anche per accedere ai moduli. Noi dobbiamo scrivere tutto il percorso, ovvero parti dalla radice, poi cerca in garden, dentro a garden cerca in vegetables, cerca asparagus, per trovarlo. Tutto questo però deve aderire alle regole di privacy che vengono definite dai vari moduli. Di default tutti i moduli struct, enum, funzioni eccetera sono private e sono disponibili soltanto dentro al modulo in cui vengono definite. Per accedere al di fuori di quel modulo bisogna renderle pubbliche tramite la keyword pub, non solo pub mod, ma anche per esempio pub struct, pub enum, eccetera. Un'altra cosa, che non so se l'ho scritto, ma per accedere ai campi di uno struct, anche quelli sono privati, quindi bisogna aggiungere la keyword pub prima di ogni campo, nel caso vuoi renderli accessibili. La keyword use è molto scomodo dover scrivere ogni volta create garden vegetables asparagus ogni volta che vogliamo utilizzare per esempio lo struct asparagus. Per questo si utilizza la keyword use che ci permette di abbreviare tutto il percorso e utilizzare semplicemente la parte alla fine. In questo caso appunto questo use, create, bla 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 ci permette di utilizzare asparagus normalmente in tutto il codice. Okay. Adesso vediamo un esempio effettivo. Abbiamo il nostro progetto Backyard, una cartella source con main.rs, garden.rs, una cartella garden e vegetable.rs. In main.rs stiamo appunto utilizzando con use lo struct asparagus. Definiamo poi la nostra dipendenza sul modulo garden che richiediamo di rendere pubblico. Poi in garden.rs definiamo pubblico il modulo vegetables. Se vi ricordate, secondo la nostra struttura, main che dice ok, sto importando garden. Garden dice di importare vegetables che è nella cartella garden. E poi ovviamente in vegetables definiamo il nostro struct. Prima avete visto l'utilizzo di create. Create effettivamente, se utilizziamo di nuovo l'analogia a percorsi di file, è quello che corrisponde a source. Dopo di quello c'è super, che si riferisce al modulo parente, ovvero i due punti, oppure self, che si riferisce a quello corrente. Ci sono tanti modi in cui si può utilizzare use, un altro è creando alias ad altri tipi. È molto comune che alcune librerie definiscano il loro tipo result. Per quello è molto comodo nel caso si sta utilizzando più librerie insieme e si ha bisogno di importare appunto il tipo, di definirle come avere altre definizioni. Quindi appunto use standard io result come io result. Si può nestare le entrate, cioè l'utilizzo dei vari moduli. Invece che scrivere use standard compare ordering use standard io, si può utilizzare standard
graffe, comp ordering e io. Ancora si può utilizzare l'asterisco come wildcard per importare tutte le definizioni pubbliche di un certo modulo. È molto comune nelle librerie avere un modulo prelude appena dentro, cioè appena disponibile dalla libreria. Questo perché è semplicemente più semplice per chi utilizza la libreria importare le cose più comuni, ovvero sto utilizzando questa libreria, ogni volta devo dichiarare questi tipi. Invece che dichiararli ogni volta, utilizzando use, prendi quello che viene da quel modulo, quello che viene da quell'altro, quello che viene da quell'altro, prelude, e ho già tutti disponibili la maggior parte dei tipi che vengono utilizzati. È giusto un come posso dire? Convention, common convention. Un'altra cosa che potreste aver notato è, per esempio, string, vec, noi non le dichiariamo da nessuna parte. Non li stiamo utilizzando come moduli, non stiamo utilizzando lo use, però sono disponibili. Questo perché sono appunto nel prelude della libreria standard che Rust importa comunque in ogni caso. A meno che non si crea un pacchetto che definisce la non dipendenza da standard. Nel caso, per esempio, volete fare progetti embedded, dove non potete dipendere da standard perché non avete allocatori di memoria, non potete leggere file, eccetera. Ok, introduzione a testing. Una cosa molto comune che per i programmatori è voler testare che il nostro codice funziona. Ovvero, dato un certo input, noi ci aspettiamo che le nostre funzioni ci ritornano a quello che vogliamo effettivamente. In C non c'è una maniera built-in, ci sono tanti framework che ti permettono di farlo, circa tutti sono implementati tramite macro incredibili, illeggibili. In Rust invece sono sempre un po' implementati con le macro tecnicamente, però sono molto più facili da utilizzare perché sono un built-in, ovvero il compilatore stesso di cargo le riconosce per fare i test. Il metodo più semplice per testare è prendere il codice che viene generato da cargo new lib test. Il test lib semplicemente specifica che non voglio creare un nuovo progetto binario, voglio creare una nuova libreria. Quando si crea una libreria, in sourcelib.rs troveremo questo codice di default. Questo config test, mod test, bla bla bla, semplicemente dirà al compilatore: ok, in questo modulo io definirò i miei test. Le funzioni test vengono prefissate con cancelletto quadre test, perché noi possiamo anche definire delle altre funzioni che effettivamente non sono dei test, ma magari sono per definire varie variabili insieme, codice in comune tra i vari test effettivamente. Ok, e questo è il modo più comune per definirli. Se eseguiamo effettivamente il comando cargo test, possiamo vedere che il nostro codice è stato compilato, è finito, vengono eseguiti i test per ogni funzione in parallelo e ci vengono restituiti. Vabbè. E ci viene ritornato i risultati da parte dei test, ovvero nel nostro caso un test è passato, però appunto cargo test è in grado di fare tantissime cose. Ci dice di quando i test falliscono, quando i test vengono ignorati, quanto i test vengono misurati per vedere quanto veloce vengono eseguiti, quanti sono stati filtrati e molto molto altro. Tra l'altro, questo non è l'unico modo in cui possono essere definiti i test. Quando noi scriviamo i commenti di documentazione, in quei commenti di documentazione possiamo definire noi i nostri test. Questo è molto comune quando vogliamo che le nostre funzioni aderiscano effettivamente alla documentazione che abbiamo scritto. Non ho un esempio qua con me, però appunto
Il metodo principale è si scrive i tre slash della documentazione, si scrive un blocco markdown, effettivamente, all'interno il nostro codice di Rust, e dentro a quello verrà eseguito il nostro codice di test. Questo non è ancora tutto. Appunto, non vi ho mostrato tutti i casi di come ignorare i test, come misurarli, eccetera, eccetera. Perché questa è più che altro un'introduzione sul fatto che è molto disponibile ed è dentro al linguaggio stesso che ci permette di utilizzarlo. Quindi, per andare nel preciso su come utilizzare nel linguaggio, consiglio il libro, appunto, sulle specifiche di come utilizzare il comando. Altrimenti, c'è questo altro libro che si chiama High Assurance Rust, che insegna come creare un progetto stabile e vi spiega bene la differenza tra il testing dinamico e il testing statico, cioè l'analisi dinamica e statica del vostro codice per creare un progetto che sia sicuro e stabile effettivamente. Gestire dipendenze esterne. Un esempio molto semplice è, per esempio, vogliamo un numero casuale, un numero random. Come lo facciamo? Non è disponibile nella libreria standard, il metodo per ricevere i numeri casuali. Il motivo per cui è stato deciso di non metterlo nella libreria standard è perché al tempo si voleva lasciare che. Come posso dire? Quello che entra nella libreria standard non deve cambiare, deve rimanere quello e non può effettivamente cambiare la propria API. Le funzioni non possono fare cose diverse, devono rimanere sempre quelle. Di conseguenza, quando è stata creata la libreria di Rand, che è appunto quella per creare numeri casuali in Rust, si è deciso di creare una libreria esterna che non faccia parte del linguaggio per dare la possibilità a chi la implementasse di utilizzare metodi diversi, per esempio diversi tipi di metodi per creare i numeri randomici. Magari vuoi utilizzare il PRNG, non mi ricordo come si chiama. Vuoi utilizzare invece l'hardware per creare il numero randomico? Non sapevano bene come effettivamente implementarli, come sarebbe dovuta essere l'API per chiamare queste funzioni, quindi hanno deciso mettiamolo nella libreria esterna, eventualmente cambierà varie volte, però le persone potranno effettivamente utilizzarlo quando vogliono. Tornando invece a come effettivamente utilizzare una libreria esterna, dobbiamo per prima cosa trovare la libreria, dobbiamo scaricarla, compilarla e utilizzarla. O almeno così sarebbe in C. Non so a voi, ma utilizzare dipendenze in C è una gran rottura di scatole. Perché chi di voi utilizza Linux, per esempio? No? Ok, vedo molti. Quante volte è successo, non so voi, che dovete scaricare una libreria, però il vostro package manager non arriva a quella versione. Vi fermate una versione prima e non potete compilare il progetto. Io uso Fedora, che comunque è avanti. Ci sono alcuni che si lamentano che è troppo avanti. Però comunque, per esempio, io tutti i Windows Manager me li devo compilare a me, perché WRoots non gli va di Fedora di avere le versioni più recenti. E di conseguenza, va bene. Devi compilare la prima dipendenza. Compili la prima dipendenza, scopri che la prima dipendenza dipende da qualcos'altro. Vedi la libreria, provi a scaricarla, non è la versione adatta. Prendi anche l'altra dipendenza, compili anche la dipendenza della dipendenza. Non basta neanche quella, getti il computer. Cioè, semplicemente a me mi ha fatto impazzire molte volte questa cosa. In Rust invece c'è un sistema centralizzato che permette di gestire le dipendenze in modo molto più preciso.
tramite appunto il package manager di Rust. Si toglie molto potere al package manager del proprio sistema, anche per Windows una cosa molto simile in realtà, e si mette tutto in mano effettivamente alla community. Per trovare la libreria c'è il Rust Cookbook per fare che è un libro sul come fare cose molto comuni, per esempio appunto come ricevere numeri casuali, come fare richieste a una pagina web, come leggere da un file, cose molto semplici, e le varie dipendenze che potrebbero richiedere. Da qua possiamo anche vedere sul sito crate.io, che è il sito su cui vengono conservate tutte le dipendenze di tutti i crate di Rust che si possono scaricare, o almeno i pacchetti ufficiali. Si possono anche scaricare progetti da GitHub, specificandolo, però è preferibile utilizzare crates.io. Ok. Per appunto aggiungere la nostra dipendenza, una volta che sappiamo come si chiama la nostra dipendenza, possiamo scrivere cargo add rand, oppure possiamo modificare manualmente il cargo.toml, non il cargo.lock, il cargo.toml, attenzione, e scrivere la versione precisa che noi vogliamo. Per quanto riguarda la versione, c'è un po' anche da tenere in considerazione il fatto che in questo caso noi stiamo specificando la major, le versioni che vengono definite sono scritte in semantic versioning, ovvero major, minor e patch, se non sbaglio, non mi ricordo bene com'è che si chiama. Sì? Ok. In poche parole, la major version è da 1 in poi la versione stabile della libreria, ovvero nella libreria non ci saranno cambiamenti sostanziali, ma semmai ci saranno aggiunte, non ci saranno breaking changes, esatto, ma semmai ci saranno aggiunte o miglioramenti sulle performance. Nel nostro caso, ma la maggior parte dei pacchetti in Rust non raggiungono la 1.0, quasi mai. Si rimane di solito sotto le 0 punto qualcosa perché la gente non vuole prendersi la responsabilità di mantenere dei breaking changes. E quindi appunto di solito si arriva alle 0.25, 0 punto cose. Vabbè. Appunto 0.8 descrive la versione minore, che è principalmente nuove versioni che vengono annunciate alle persone con nuove funzionalità, eccetera. E l'ultimo numero invece sono per le patch, ovvero miglioramenti dal punto di vista di performance, bug, eccetera. Quando noi definiamo 0.8.5, noi specifichiamo una versione precisa del nostro pacchetto. Nel caso noi volessimo 0.8, ma nel caso si venisse fuori una 0.8.6, per esempio, noi semplicemente non specifichiamo 0.5 e teniamo 0.8. In questo caso, quando ne vogliamo, potremo eseguire cargo update che aggiornerà tutte le dipendenze in base alle nuove versioni. Una volta che appunto abbiamo definito nel nostro cargo.toml la nostra dipendenza, ci basta scrivere cargo build. Cargo fetcherà le dipendenze, le compila, le cache, e non solo scaricherà il crate rand, ma anche le sue dipendenze. Una volta che queste vengono compilate, non verranno più ricompilate. È utile perché appunto in questa maniera compili una volta, almeno tutte le dipendenze sono già state compilate. Tutte le cose, i cambiamenti che farai verranno fatti soltanto sul codice nuovo. Appunto, questo è l'output di un progetto vuoto semplicemente che prende rand. Stiamo compilando la libc,
una libreria chiamata config.inf, ppb, eccetera. Appunto, in base a quale versione di RAND state utilizzando, le varie versioni cambieranno. Per utilizzare le dipendenze, semplicemente utilizza il nome del pacchetto preload due punti asterisco. Tutte le dipendenze, invece che essere in create, saranno nel nome della libreria che avete scaricato. Molto semplice. Per avere un numero a caso, questo è appunto l'esempio, thread.rng.generalRange tra 0 e 10. 10 non incluso. Qualche consiglio, potete controllare la documentazione di qualunque pacchetto al sito docs.rs cercando il pacchetto per la precisione e quale versione del pacchetto. Anche le precedenti vengono salvate, non so se tutte, però la maggior parte rimangono salvate anche per backwards compatibility. Oppure potete scaricarle una volta, staccarvi dalla corrente e compilarvi effettivamente i doc che vengono visti a docs.rs, in modo tale che poi potete accedervi localmente a tutte le dipendenze senza dover accedere a internet. CargoTree è un comando un po' carino che semplicemente vi fa un grafico delle vostre dipendenze, su cosa dipende la vostra dipendenza e così via. C'è anche un sito che si chiama crates.live che voi gli scrivete il nome del crate e ve lo fa vedere in SVG sul vostro computer. Ci ho provato sul mio telefono, però ha crashato su alcuni crate un po' particolari, perché ci sono tante tante librerie. Adesso, a essere onesti, noi abbiamo visto per RAND, che dipende da 1, 2, 3, 4, 5, 6, diciamo, RAND dipende da 6 librerie. In casi in cui stiamo facendo cose molto più complesse, le librerie possono arrivare a qualcosa come 300, 400, eccetera. Perché questo? Cos'è per caso se classificano in qualche modo le dipendenze? Cioè, il mio progetto dipende da una libreria Sì? una mia libreria dipende da una libreria che tra l'altro dipende. Allora, non credo si possa fare, cioè, se la dipendenza è esterna, cioè su per esempio crates.io, non si può fare, perché appunto la dipendenza dipenderà da qualcosa e quindi la dovrà scaricare. Se però la dipendenza è locale, ovvero tu hai un pacchetto principale che dipende da un'altra, che dipende sempre dalla stessa, però sono in locale, allora si può fare. Sì. 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 Ok. Quindi in realtà Ah no, tra vari progetti vengono condivise le dipendenze. Questo non ne abbiamo parlato ancora, cioè non ne abbiamo parlato in questo corso, però ci sono i workspace in cargo, ovvero in un progetto ci sono più progetti, ovvero più crate insieme. Magari hai il crate che è effettivamente il binario e il crate che è la dipendenza. In questo caso, tutti questi crate condividono le stesse dipendenze insieme. Infatti, in un progetto simile si ha soltanto un cargo.alloc, perché queste dipendenze vengono mantenute a capo di tutto quanto per gestire, in modo tale che si evita di clonare le dipendenze di versioni diverse. Non so se è più o meno quello che direi. Più o meno. Tra l'altro c'è un crates.io Sì. che non fornisce dipendenze già precompilate, però. Precompilate no,
le devi compilare tu. Sì. Allora, ci sono alcune dipendenze, come per esempio SSL, in cui la compilazione definita da quello che ha creato il progetto può, invece che compilare appunto l'implementazione in Rust, utilizzare l'implementazione locale del tuo sistema. In questo modo velocizzi il tempo di compilazione. Di solito viene fatto per alcune librerie che dipendono da librerie C. Ogni tanto appunto questo può provocare errori. Per esempio, voglio creare una libreria GTK, un'applicazione scritta con la libreria GTK. Se non ho la libreria GTK nel sistema, potrebbe non compilarla, perché appunto c'è la richiesta. E questi sono più o meno problemi, io dico, più dovuti a come vengono compilati i programmi in C che per come vengono fatti in Rust, perché questi problemi non si fanno tanto quando tutto il progetto è fatto in Rust. Vabbè, abbiamo visto come fare le dipendenze. Succede se io ho due dipendenze che dipendono da una terza dipendenza, la stessa, sì, con due versioni diverse. Con due versioni diverse. Allora, in quel caso ci possono, se non sbaglio, vengono clonate le dipendenze. Vengono clonate, ovvero non puoi condividere le dipendenze se ovviamente il codice è diverso, quindi devi per forza clonarlo. Però può accadere spesso che ci siano dei problemi a runtime. Per esempio, io ho avuto un problema simile compilando un progetto recentemente, dove a runtime volevo fare praticamente una richiesta in modo asincrono, e per farlo dovevo utilizzare un'altra libreria. Questa libreria però era importata da un'altra libreria che era presente dalla libreria dell'applicazione, del framework dell'applicazione, e nell'utilizzarla mi si creava un errore. Queste due versioni della libreria sono incompatibili e quindi non ho fallito a fare la richiesta. Questo è un caso particolare, la libreria era Tokyo, quella che creava problemi. Per risolverla semplicemente ho tolto la mia dipendenza e ho utilizzato quella della libreria stessa. Dipende, in alcuni casi penso di sì. Cioè se per esempio Rand, ok, hai tu il tuo Rand e la libreria usa un altro Rand, un'altra versione, penso lo cloni semplicemente. Però ci sono altre che funzionano in modo diverso. Per esempio la libreria Tokyo è molto diversa perché è proprio un runtime asincrono che gestisce come viene eseguito il codice. È molto pesante e è molto low level, diciamo, per quello può creare problemi, però altre librerie particolari potrebbero non averle. Dipende. Dipende, trademark, vabbè. Alcune dipendenze popolari sono SERD, per serializzare e deserializzare i dati. Sapete cosa vuol dire serializzare e deserializzare? Vuol dire semplicemente, avendo un formato, per esempio un JSON, deserializzare vuol dire, una volta che ce l'ho come stringa, posso trasformarlo in uno struct, semplicemente scrivendo from JSON, trasformano nel mio struct. Tu definisci come leggerlo e questo viene deserializzato. Il processo contrario è serializzare, ovvero hai uno struct, viene scritto come JSON. La parte comoda di SERD è che queste implementazioni vengono scritte in automatico dalle macro. Quindi tu definisci il tuo struct e semplicemente utilizzando la libreria, queste implementazioni, queste serializzazioni vengono fatte in automatico. Allora, ci sono due modi, secondo me, per parsare gli argomenti di una CLI. Una è utilizzare clap, l'altro è il modo sbagliato, ovvero farlo a mano.
Il clap fa una cosa simile a serde, se non sbaglio dipendono cioè clap dipende da serde effettivamente, dove semplicemente tu definisci il tuo struct e nel tuo struct, in base ai vari tipi, vengono create al momento della compilazione le flag che devono essere utilizzate. Ovviamente si possono modificare, mettere questa flag voglio che sia verbosa, questa flag voglio che sia corta. Questa deve avere l'uguale, deve essere formattata in questa maniera, tutto in modo particolare, ma è molto facile da implementare. Si può maneggiare date e il tempo con crono, fare terminal user interfaces fighe con cross term, oppure si può avere un error handling più avanzato attraverso definizioni più particolari con anyhow e diserver. Altrimenti c'è la dipendenza Criterion per benchmarkare il proprio codice. E ancora più dipendenze su blast.rs. Questa è la fine della terza giornata. Spero di vedervi nella quarta. E niente, fine.